gira, gira e ancora gira. Di Daniele Pepe. Il carosello era lì che girava. Vestito di specchi e dipinto di stelle, piroettava in un vortice di luci e colori che ipnotizzava anche il passante meno interessato. Sul suo corpo si rincorrevano mandrie di unicorni, stormi di fenici. La statua di un mago buio ammantato nelle ombre faceva magie che si allargavano su tutto il piano rotante, sparando stelline e paillette sui cavalli e carrozze, tigri e centauri. La gente rideva e cantava alle noti suadenti della melodia che le casse della giostra suonavano. I bambini si rincorrevano e giocavano sul piano rotante, incuranti della terra che sentivano mancare sotto i piedi. Anzi, la sensazione li rallegrava ancora di più perché non dovevano aver paura di essa come durante un terremoto, ma abbracciarla e sentirla scorrere dentro di loro, arrivando a sfiorare il confine tra realtà e fantasia che la giostra disegnava e cancellava ripetutamente con la sua magia. Nessuno badava alla porta nera che si apriva su un lato della giostra. Tutti sapevano che permetteva ai bambini di entrare all'interno del carosello, dove si apriva una foresta immaginifica fatta di sogni e meraviglie che sembrava pulsare di vita grazie alla maestria dell'artista che l'aveva dipinta fusa al movimento rotatorio. I bambini vi dovevano entrare a turno, ma nessuno riusciva mai ad aspettare che l'altro uscisse. Erano sempre troppo smaniosi di correre nella foresta, nel senso opposto rispetto a quello della giostra, per avere la sensazione di essere davvero tra quegli alberi magnifici. E poi non usciva mai nessuno da quella porta, perciò perché aspettare? Chi entrava lì rimaneva e ai bambini non importava se questo dava loro la possibilità di divertirsi. E, come già detto, nessuno ci badava. Nemmeno Carola, venuta al parco per prendere un po' d'aria fresca con la speranza di vedere il suo umore rialzarsi come per magia. La sua carriera da scrittrice andava a gonfie vele. Il suo ultimo romanzo fantasy aveva appena vinto il premio Nebula, ma era proprio questo a sotterrare il suo umore. Dicevano tutti che le sue erano tra le storie più realistiche e vere che il mondo della letteratura fantasy avesse mai letto. Eppure lei non riusciva a vederle in un altro modo se non false. Perché lo erano. Nessuna sua storia, nessuna sua frase, nemmeno una sua lettera sarebbe in grado di descrivere la vividezza che Carola voleva fosse presente nei suoi libri e nel mondo di tutti i giorni. Questo mondo le stava stretto. Ecco perché si era messa a crearne di nuovi, ma ben presto aveva capito che per quanto realistici e vividi fossero, quei mondi non l'avrebbero mai presa con loro. Non le avrebbero mai impedito di abitare un mondo diverso. Erano come il mare. Poteva immergersi fino ad arrivare sul fondo, ma questo non l'avrebbe mai fatta diventare un pesce o una sirena. Sarebbero rimasti per sempre mondi di carta fredda e nero inchiostro. Ma continuava a crearli. Continuava a nutrire la parte masochista di se stessa perché ormai non aveva altro da fare. In un'intervista tempo fa, una giornalista le aveva chiesto quali fossero i suoi hobby e fu da lì che Carola cominciò a riflettere su questo particolare della sua vita. Allora rispose che le piacevano il tennis, lo yoga e, naturalmente, scrivere fino a tarda sera. Ma adesso sapeva che struggersi per i suoi desideri fantastici, irrealizzabili, era il suo unico passatempo. Perciò, con tutti questi pensieri che le martellavano la testa, seguiti a ruota dalle mille idee che spingevano sulla sua mente perché le tirasse fuori e imprimesse in nuovi romanzi, si era alzata dalla sua scrivania, dove era rimasta per ben 2 ore a ragionare sul suo struggimento, senza cavare un ragno dal buco, ed era uscita a fare 2 passi per permettere a traffico, gente e urla di bambini di sovrastare la banda caotica del suo cervello. Proprio in quel momento notò il carosello che si fermava, alla fine della sua corsa. Un piccolo sorriso le affiorò alle labbra, cosa di cui Carola si sorprese molto dato che non sorrideva da settimane. Il groviglio di negatività che le si era ammassato dentro aveva preso il controllo fino a quel punto. Guardò ancora il carosello e il sorriso riapparve, insieme ad un ricordo che le fiorì nella mente. Suo padre che le raccontava storie sulle immagini che il carosello aveva dipinte addosso, che rideva e gridava con lei in groppa a Balto, il lupo grigio della giostra. Ricordò anche che grazie a lui
aveva continuato a coltivare la sua fantasia fino a farla crescere in un possente albero di libri fantasy. E tutto sembrava iniziato da lì, da quel carosello. Carola andò incontro alla giostra, sperando che così come aveva fatto nascere la sua immaginazione e voglia di vivere, così avrebbe potuto resuscitarle. Pagò il biglietto alla cassa e salì sul piano rotante, alla ricerca di Balto. Quando lo trovò, rimase lì in piedi ad accarezzare il finto manto come se volesse salutare il suo vecchio amico, ma si affrettò a salirgli in groppa non appena la giostra iniziò a girare. Nonostante la gioia in cui era immersa, nonostante i colori e le forme del carosello la facessero sorridere, il suo stato d'animo non cambiò e ben presto il sorriso scomparve dal suo volto. Evidentemente l'assenza di sorriso doveva risaltare lì in mezzo come risalta la luna nel cielo notturno, perché in molti iniziarono ad indicarla e una bambina con un lecca-lecca fucsia in mano, seduta nella carrozza di Cenerentola, le rivolse la parola gridando. «Entra lì dentro!» le disse. «Che cosa?» urlò la donna di rimando. «Entra lì dentro! Se sei triste, la bocca della giostra ti farà tornare il sorriso!» urlò di nuovo la bambina. «La bocca della giostra?» si chiese Carola, corrucciando la fronte. Poi ricordò, i bambini chiamavano bocca la porta che si apriva su un lato del carosello, quella in cui lei aveva sempre voluto andare, ma suo padre non glielo aveva mai permesso. Ora che lui non c'era, avrebbe potuto farlo. Magari era finalmente arrivato il momento che lei scoprisse cosa si nascondeva nella bocca. La donna non riuscì a dare una risposta a quella domanda, ma si alzò dalla groppa di Balto e camminò sulla piattaforma rotante fino ad arrivare davanti alla bocca. Non si vedeva niente al suo interno. L'apertura era coperta da due teli neri separati, attraverso i quali bisognava passare per entrare. Carola rimase lì per qualche secondo prima di addentrarsi, ma poi la curiosità ebbe la meglio e si chinò per non sbattere la testa, scostando i teli per passare. Quello che trovò poi aveva dell'incredibile. Un cono dalle pareti dipinte che la circondava con milioni e milioni di tronchi e liane e fronde e cespugli. Sulla sua testa brillava una stella gialla che illuminava la stanza con una pioggia di brillantini multicolori. Le ci volle un po' per capire che non era la stella a far piovere i brillanti, ma che quest'ultimi erano dipinti sulle pareti assieme alla magnifica foresta. Al contrario, però, notò da subito che quella foresta era la stessa che lei aveva sempre visto nella sua mente. Riusciva a vedere il sentiero sul quale Aristis e Vanessa Fortwhite trovavano la principessa pazza nel suo libro Il continente delle due corone, così come scorse tra le liane una delle colonne distrutte dal maniero dei Biancoforte, luogo principale del suo altro libro Tra poveri e redivivi. Conosceva ogni foglia e ogni venatura della foresta che stava ammirando, ma chissà come non le veniva in mente di chiedersi perché. Le sembrava giusto così. Anzi no, le sembrava di aver finalmente trovato il luogo a cui apparteneva la sua anima. Perché era da lì che nascevano le sue idee, ne era certa ormai. Il suo cuore pulsava a ritmo con quello che sentiva battere intorno a lei nella foresta. La sua mente parlava coi fruscii delle fronde e con gli scricchiolii dei rami. Aveva trovato il suo mondo. Carola allungò la mano per toccare le pareti dipinte, ma le sue dita si chiusero sulla superficie liscia della foglia di una felce. Allungò l'altra mano e successe la stessa cosa. Ora sentiva persino l'odore fresco e verde che la foresta emanava, così come il pavimento rotante sotto di lei era svanito, sostituito dal terreno morbido. Carola sentì la felicità esploderle nel petto. Fu una vera eruzione esplosiva, come se dentro di lei il Vesuvio si fosse risvegliato e avesse dato vita alla più grande esplosione di gioia della storia, che spazzò via con colate di lava felice e nubi di cenere giuliva tutti i palazzi e le città negative che lo sconforto della donna aveva eretto dentro di lei, circondando e stringendo il vulcano del suo cuore. Carola si mise a correre. Mentre all'esterno del carosello gli occhi del mago brillarono per un attimo, inosservati da tutti. Corse e corse e corse finché non ne poté più lungo il sentiero. Non si voltò mai indietro, non ebbe mai ripensamenti. E nessuno la vide più.
Vanessa!